proiettato gli obiettivi del lavoro del gruppo, i punti penalità e i compiti e i ruoli, e fin qua ci sono. Magari faccio vedere anche la scheda dell'osservatore, ragazzi, così appunto iniziano già a capire che devono sottolineare soprattutto i punti di forza, cioè qual è stato il momento più favorevole, qual è stato il comportamento che si è visto a risolvere un problema, eccetera. A questo punto cosa devo fare? Spiego l'attività che voglio svolgere in classe, cioè do la consegna vera e propria. Che ne so, dobbiamo scrivere un testo sull'uscita nervi. Scrivi una relazione sull'uscita nervi, ad esempio, o sulla gita, o che ne so, risolvi un problema di matematica. A questo punto io proietto per tutta la classe la consegna, in modo che tutti la vedano. Questo è l'obiettivo. Dovete risolvere questo problema di matematica, oppure il problema che troverete dentro la scheda. I tempi sono questi, ve li scrivete, sulla slide. Quindi se qualcuno ha qualche spiegazione proprio macroscopica da chiedere, la chiede subito, però la consegna deve essere più chiara possibile. Questa attività presuppone che cosa? Aver già affrontato il genere, no? Quindi aver letto in classe e aver analizzato che cos'è una favola, che caratteristiche ha, eccetera, ok? Quindi qui ognuno di noi potrà decidere come e in quanto tempo affrontare il file, ok? È importante per l'attività cooperativa darsi dei tempi, cioè programmare quasi come se fossero dei tempi hitchcockiani, ok? Quindi questa attività che stiamo osservando ci porterà via 2 ore di attività, ok? E una per la riflessione, una intera perché saranno una delle prime riflessioni che facciamo, quindi ha bisogno di essere sviscerata, ok? Allora, prima mossa, la consegna. Diamo per scontato di non perdere troppo tempo ancora per raccontarci i ruoli, cos'è. No, non li sentono proprio perché avete già fatto una lezione appena fatta. Quindi, settimana dopo, dico che oggi si fa laboratorio di scrittura a gruppi. Okay. Vi proiettiamo la consegna. Quindi, quello che vedete nel riquadro è proprio quello che loro vedranno. Immaginate che, non so, i vostri colleghi italiano e cominciate a pensare voi di, come dire, ritagliare un'attività in questo stile. Quindi questo riquadro potrebbe proprio essere quello che noi andremo a proiettare. Lo scopo qual è? Inventare e scrivere una favola. Qui il docente si dovrebbe limitare a leggere la consegna, cioè non, meno parole fatte meglio è. Okay. Si legge la consegna, lo scopo è inventare una favola, le caratteristiche della favola sono scritte lì, le leggete, ovviamente perché sono ragazzi di prima, magari hanno difficoltà su alcuni aspetti. E come fare in pratica? Qui ci sono le azioni in pratica che devono fare. Quindi estraggono un biglietto con un proverbio e un altro che contiene i personaggi. All'interno del gruppo devono chiarire il significato di quel proverbio e ci devono mettere 5 minuti. La cosa che dovete dire è: non vi perdete via, io vi do un suggerimento coi tempi, non vi perdete via. Poi avete 15 minuti per l'ideazione e narrazione a voce della favola, o meglio le idee di tutte, quindi il racconto a voce 15 minuti, stesura della brutta 15 minuti, rilettura e correzione 5 minuti, stesura della bella 10 minuti. Capito tutti? Sì? No? Rileggete, meno spiegazioni date meglio, sì, perché la consegna, se viene fatta bene, ce la fa bene. Data la consegna si passa, che la lasciate magari all'attività, cioè si passa, si proiettate, esatto, solo adesso punto, la scheda con la divisione in gruppi, ok? Quindi noi, vabbè, voglio dire, proietto questo. I ragazzi sanno che hanno pochi minuti per creare le isole e disporsi nei gruppi. Lasciateli fare la prima volta tutto il casino possibile che fanno. Poi si siedono, aspettate, ci metteranno un sacco di tempo a stare zitti, a stare seduti nelle isole, litigheranno come i dannati, e la cosa importante è la prima volta fargli osservare cosa ha funzionato e cosa non è a disposizione dei bambini. Sì, dice formate i gruppi, se volete facilitare, le isole. Ogni gruppo deve avere un'isola formata da un banco. Okay. Quindi la seconda cosa che proiettate è questa, loro si dispongono in gruppi, bene, quando i gruppi sono quieti e c'è il silenzio, l'insegnante può passare da ogni gruppo a far estrarre il bigliettino col proverbio e gli animali. Da quel momento lì già i ragazzi iniziano a svolgere l'attività di gruppo e hanno proiettata però la slide con la consegna. Okay. E lavorano nei tempi. Quindi ciascuno in teoria alla fine
e dura 45 minuti, poi in realtà la scrittura effettiva, ogni gruppo deve aver scritto questa favola. Alla fine, quindi, che si fa? Ciascun gruppo legge ad alta voce la sua favola e il docente commenta e dà un feedback, un una restituzione sulle qualità del prodotto. Durante il lavoro l'insegnante cosa ha fatto? Ha girato per i banchi e si è segnato delle indicazioni su come i ragazzi hanno cooperato. C'è una tabella alla fine. Ecco, me la sto facendo vedere. Nel senso, il gruppo ha formato le isole e si è sistemato nel tempo stabilito e me lo segno. Io mentre il gruppo va via e osservo, prima Laura diceva i primi tempi cercate di mantenere i tempi saldi, durerà 10 minuti, sarà un delirio, non c'è problema, io intanto scrivo, prendo nota, dalla prima volta alla sesta le osservazioni cambieranno. È per questo che è interessante per diversi lavori mantenere lo stesso gruppo. Ruotando i ruoli, cioè cambiando i ruoli ma all'interno dello stesso gruppo, e quindi notare al sesto lavoro di gruppo, indipendentemente da chi è gestito, che il gruppo 1 dalla prima volta alla quinta le mie osservazioni, le nostre osservazioni cambiano, e come cambiano? Ve lo dico io che sono coordinatrice di seconda C. Ok? Ma i gruppi rimangono per un periodo abbastanza lungo, hai detto, sì. Giusto? Mettiamo che rimangono a 3. Sì. Quindi poi io ho la possibilità, se io lo faccio, lo fa un altro insegnante, di confrontare le nostre osservazioni sui gruppi e vedere se dal mio lavoro al suo c'è stato già un cambiamento. Cioè, se tu ti vai a vedere i filoni di discussione dei nostri consigli di classe l'anno scorso, per quanto non avessimo, come dire, un contenitore dedicato, però se tu vai a vedere sui nostri consigli di classe ci sono proprio filoni infiniti in cui ci scambiamo gruppi, ruoli. Oggi ho fatto questo con queste modalità. Però ti scambi le riflessioni, non tutta questa scheda. Questa scheda serve all'insegnante per valutare, cioè, la qualità della cooperazione. Però si segna la cura del materiale, se le sedie sono accostate. Può capitare che un ragazzo sia un po' più escluso, quindi lavori un po' distante, questo ve lo dovete registrare, se va restituito. Qualcuno si è alzato senza permesso, il gruppo ha alzato la voce, il gruppo. I membri del gruppo si scambiano spiegazioni, questo è utile. E tutti partecipano, ciascuno svolge il proprio ruolo, mostrano rispetto delle idee del compagno, il gruppo ha completato il compito. E questo ve lo segnate. Serve questo a voi per la valutazione. Nel senso che, finito il lavoro sulla favola, alla fine dell'ora vanno lette ad alta voce, quindi è molto importante che anche voi organizzate i tempi e date una restituzione su come sono state scritte. A casa vi scrivete un voto su ciascuna favola, quindi avrete 4 voti, i voti del prodotto e del gruppo. La volta successiva si dedica un'ora a fare una discussione, uno o due moduli, a partire dalle schede di osservazione dei ragazzi, gli osservatori interni. Quindi, in base alla restituzione loro, in base a quello che voi avete osservato dei gruppi, vi segnerete poi un voto sulla qualità della cooperazione. Ad esempio, un gruppo un gruppo ha fatto una favola da 10, gli avete messo 10. Una cooperazione, li metti 4, perché la favola ha scritto uno da solo, mandando tutti gli altri a quel paese, 4. 14. Faccio la media, 14 diviso 2, avrà preso 6,5 quel gruppo. Quello 7, sì. Era una schiappa in matematica. Prende 7, quindi il voto del gruppo è 7. Questo gli serve per stimolarli rispetto al cooperare. Cioè, se io ho fatto una favola da 10, che è quello che accade nei gruppi non strutturati, non strutturati in questo modo, per cui il più bravo fa tutto, e magari insultando, offendendo, escludendo gli altri, prende 10. Nel gruppo cooperativo no, perché l'insegnante ti ha dato 4 nella cooperazione, e quindi il risultato è 7. La volta dopo loro ne tengono conto e vanno avanti. Che voto metto però sul registro di ciascun bambino? Non posso mettere il voto del gruppo. Cosa faccio? La settimana dopo, 3 giorni dopo, quando decido io, faccio una verifica individuale, tema, inventa la favola, gli animali sono questi, il proverbio è questo, e ciascuno individualmente si scrive il suo tema. Quindi il lavoro è analogo. In teoria dovrebbero aver imparato qualcosa lavorando con i compagni. Do un voto individuale. Quindi Ciccio prende 7. 7 è il suo voto individuale,
7 il voto del gruppo, faccio la media. Se Ciccio ha preso 10 nel suo lavoro individuale, ma nel lavoro di gruppo ha preso 7, comunque farà 17 diviso 2, e quello è il suo voto individuale. In questo modo riescono a legare i due aspetti, cioè l'aspetto cognitivo a quello sociale e relazionale.